Salve a tutti, nuova puntata di Non Solo Whisky. Oggi vi racconteremo un Mary McDavid e ce ne andremo nelle Highlands. Bene, sì. Un Croftenga prodotto e Croftenga. distillato da Loch Bravo, adesso sa tutto, Lomond. Quanti bravo. gradi? Quanti All'interno con gradi? Quanti? 44 gradi e 5, 45. grazie a... Antonio Spina. dai. Qualcosa mi sono imparato anch'io, dai. A tra poco. Eccoci, squadra, non so se sia completo Lorenzo Giovannetti. Arnaldo Maggiora Vergano. Ebbene sì, Mark McDavid, Sì. importato tra parentesi, non Un po' ricordo non facevamo male. Mario McDavid, Ebbene sì, però facevamo il 30 anni per i 2000 follower, per eh? i Sì, 3000 sì, follower, sì, sì, sì. non mi ricordo. Ci stiamo avvicinando lentamente ai 5000 su YouTube. Sì. Importato, dicevo, da Whisky Italy, quindi probabilmente per Gigismondo è facile andare a trovare il prezzo. Noi no, però non lo sappiamo, non dovrebbe essere una bottiglia costosissima, però interessante perché? Perché questo è un malto torbato. Ah, ok, no, pensavo ci No, che è fatto tipo il la bene, domanda a no, tranello, che no, no. orzo Eh è, sì, è no? vero, un matto torbato e Ma invece fa finisce finisce. in Marsala Casca, per cui diciamo che potrebbe essere assolutamente divertente dal punto di vista organolettico, sia Eh sì, olfattivo e gustativo. Io ci ho Marsala. già infilato il naso Ah dentro, sì? devo Ha dire barato. che sì. Marsala che io temo molto, colore che temo molto, Beh, perché sì, eh. Non so se giallo, si vede, ma è ramato no? quasi Sì, da sì, sì, sul rame. sì. Sembra che l'influenza del colore del Marsala ci sia Sì. stata. Andiamo a snasarlo. Ti dico che Beh, dal questa punto di vista torbetta che olfattivo, eh ti eccita, ti titilla le papille. poi vira leggermente su queste note un pochino sintetiche, pneumatico, gomma, per Sì, cui comincia a mi essere una piace. torbetta un po' più Mi piace. potente, ma è bella la dolcezza che ha dato il Marsala, quindi hanno Vero. per ora la botte l'hanno usata. Sì, anche perché poi sotto a questa nota così turbata, in realtà c'è tanta frutta, si Sì, sente la frutta, la frutta mela, la pera. secca. C'è questa torba che va dal fumoso al quasi pneumatico, Sì, è sì, qualcosa sì, di sì, sì, sì. molto importante, però è bello perché non è solo pneumatico, non è solo fumoso, è proprio una palette di profumi della torba, insomma. No, devo dire che... No, volevo chiedere a Grazie Antonio... Antonio Spina, glielo Grazie a diciamo. Antonio Spina, ma questo whisky qui l'hai comprato alla cieca o già lo conoscevi? E soprattutto il sempo, la bottiglia appena aperta? Beh, Perché se sei andato ragazzi. alla cieca, Bella botta. eh sì, hai capato bene dal mazzo, come Come diremmo si qui a Narro. dice? E se lo conoscevi, l'hai comprato per giusta causa, insomma. Anche 44 gradi e 5, devo dire che tenuti molto molto bene. È il primo whisky della sessione che stiamo facendo. E ragazzi, si fa odorare parecchio. Sì, devo dire, dal punto di vista olfattivo Sì, bello. è curioso. Se ti piacciono queste note, credo che l'uso della botte di Marsala sia stato ben ponderato e comunque usata in maniera super buona. Sì, poi vi deve un po' piacere il Marsala perché appunto si sente proprio il Marsala, ma poco poco poco, non è coprente assolutamente, anzi va un po' cercato. E poi c'è questo odore di quasi pinolo acerbo, sai quando Pinolo apri il acerbo. pinolo e dentro non è ancora secco ma ancora verde? Quello Sì, secondo comunque ha delle note anche di legnose, ma non legnose. Ecco, come tu dici, me. il È sempre pinolo, verde, sempre molto a me verde, viene in un mente anche rametto, un un po', ramoscello verde. sì, mi viene in mente anche un pochino l'erba aromatica, il rosmarino soprattutto, il Ah, rametto del rosmarino e un sì, pochino rosmarino sì. del pino, resina di pino, queste sensazioni qua, ecco. Beh, ragazzi, non so quanto costi questo whisky, ma quante cose abbiamo Sì, abbiamo detto diverse cose e ti detto, dico, ci sono anche note di cioccolato adesso. Ma io assaggio perché Lorenzo? Beh, a me piace adesso... molto la nota di pinolo Sì. verde, di pinolo, questa è bella bella, assaggiamo. Direi, in bocca ai 44 gradi 5 si fanno sentire, niente di particolare, Però però è bello. è gustoso, sì. Siccome prima me l'ha fatto cadere Arnaldo. Un pochino sì, è vero.
Bello bello, purtroppo anche nella persistenza un pochino l'alcol si fa sentire, però ripeto, è il primo sorso della prima puntata, sì, quindi mai sì. Fermarsi sì. A un giudizio del genere, sì. Rischiamo di sbagliare molto. Noi ve lo diciamo, ma non vi racconteremo neanche quello che abbiamo pranzato, poi abbiamo mangiato. È una bella cena, sì. Mia moglie, grazie moglie. Ah, vedi? Il secondo sorso, cioè con il... È ancora più corposo. Con la bevuta la parte sì. Olfattiva ha cambiato. È migliorata, per quanto era già molte cose, ora sono molte cose opulente. Salate, salato, sento sale. Anche in bocca sale, eh. Comunque non è per niente male, io ancora ce l'ho. Sì. Faccio il secondo sorso. Eh sì. Il secondo sorso l'alcol è molto suggestibile. Si fa sentire sempre un pochino, ma molto meno, ed è comunque molto complesso, molto bello, vi riempie subito sì, la bocca di tanti sapori, di tante cose. Poi il secondo sorso carica sul gusto, abbiamo sulla sì. Persistenza, abbiamo note leggermente pepate, abbiamo le spezie che vengono un pochino fuori, molto salato sì. Ora molto salato, mi torna la sensazione di erba aromatica sì. E, un bel whisky sì. Sì, decisamente sì. Il rischio era che sul secondo sorso l'alcol esplodesse, e invece no, è andato a caricare sul gusto, ed eravamo noi che, essendo la prima cosa che bevevamo, la bocca giustamente ha messo una cosa da 44 gradi e 5, è normale. Il secondo sorso l'alcol si percepisce molto meno ed è una bevuta molto interessante. Vediamo a questo punto se è anche un good swimmer. Vediamo. Beh, diciamo che con l'aggiunta dell'acqua escono fuori, secondo me, delle interessanti note agrumate. Sì, soprattutto, rimane un po' la torba. Sì, sì, soprattutto riconducibili probabilmente all'arancia. Però lo trovo meno complesso di prima, no? È bello, è sempre un bel whisky. Sì, forse turbato, sì, cioè. Sì, sì. Potrebbe perdere un pochino di forza. Prima lo sentivo molto più forte. Secondo me con l'aggiunta dell'acqua si è un pochino calmato, calmato ed escono fuori note un pochino più delicate rispetto a prima, che invece ha molto carattere. C'è da dire che a naso, mo vediamo, cerco di resettare un po' il naso. L'alcol però con due gocce d'acqua. Sì. Beh, diciamo che rimane la torba, la parte, secondo me, la parte più leggermente più sintetica rispetto a quella sensazione di torba fumosa insieme al sintetico che c'era senza acqua. E in bocca molto di più. In bocca ora la torba è proprio importante. E ora esce fuori quella sensazione agrumata che dicevi, sempre molto salato. Ecco. Non è lunghissimo con l'acqua, mentre senza acqua ha una bella lunghezza. Ora c'è ancora, ma insomma sì, diciamo non è più proprio delicato. Lo tranquillizza parecchio. Sì, non è uno splendido Goose Swimmer. Non vince la medaglia d'oro, però sì, non vince la medaglia. È bello perché comunque cambia leggermente, vira un pochino su toni leggermente più delicati rispetto a senza acqua, che invece, come dicevo poc'anzi, è davvero davvero un whisky con carattere. E sinceramente, se posso darvi un consiglio, assaggiatelo anche con l'acqua, sì, l'acqua, perché sì, sì. Secondo me è, tutto sommato è educativo, perché escono fuori cose diverse. Ah, e comunque un paio di cose: iscrivetevi al canale, iscrivetevi a YouTube, iscrivetevi all'associazione Non Solo Whisky tramite il nostro sito, pagina Facebook, pagina Instagram, LinkedIn, Telegram, insomma, perché così ci supportate e soprattutto ci sopportate. Che quella è più importante quella. Ragazzi, che dire, grazie ancora Antonio Spina, l'abbiamo detto? Grazie Antonio, perché devo dire la verità, sì. Ci ha fatto assaggiare un... ci ha dato la possibilità, di raccontare una vera chicca, una cosa, sì, un whisky molto molto carino. Una bella bevuta, probabilmente a prezzi contenuti, quindi sempre interessante quando riusciamo a bere qualcosa di abbastanza complesso a un prezzo accettabilissimo. Sì, sì. Sì. Ragazzi, che dire, bevete poco, bevete bene, bevete insieme. Alla prossima. Ciao.
gunslinger, deathbringer in your black vest.